Sindaco Dattolo, com'è la situazione a Rocca di Neto in questo momento? Ma per il momento diciamo abbastanza fluida, nel senso che sapevamo di questi numeri, ecco, siamo a 15 positivi, insomma, spalmati in questi 10 giorni, in questi ultimi 10 giorni, diciamo siamo in linea con quello che sapevamo, ecco, diciamo così. Però pare che la situazione stia lentamente migliorando, quindi nei prossimi giorni oggi aspettiamo per esempio se ci sono altri positivi, tra ieri e l'altro ieri ne abbiamo avuti 9, quindi insomma, se dovesse diminuire 6, 3 oggi un po' di meno, saremmo un po' più tranquilli a poter gestire la situazione con un po' più di ottimismo, ecco, diciamo così. Quindi non c'è la necessità di fare un'ordinanza di chiudere il piccolo centro di Rocca di Neto, E questi sono strumenti a disposizione dell'amministrazione comunale. Però è chiaro che se c'è invece una collaborazione diciamo, tra coloro i quali gestiscono le attività e l'amministrazione e c'è questo senso e spirito di collaborazione che stiamo riscontrando, diciamo, ecco, gli strumenti così coercitivi non sono, secondo me, la soluzione migliore. E ciò però non toglie che chiede massima collaborazione ai suoi concittadini. Assolutamente sì, così come continuare a utilizzare gli strumenti di prevenzione e cercare di fare più attenzione possibile. Siamo in piena estate e abbiamo, per fortuna, aggiungo io, diciamo, popolazione giovanile molto importante qui a Rocca, insomma, anche abbastanza in sintonia con la movida, diciamo, della nostra provincia, quindi molti animatori che lavorano sul territorio gestiscono anche delle serate fuori da questo territorio, per cui è chiaro che a loro, diciamo, va ancora di più il nostro invito collaborativo, proprio perché, insomma, sia un'estate nella quale tutti quanti possiamo rilassarci e divertirci dopo un periodo abbastanza difficile dovuti al lockdown, alla zona rossa.